È evidente che parlare di giunti rappresenta una casistica ampissima, molto varia tra varie tipologie che possiamo incontrare appunto nelle costruzioni. Ci concentriamo in modo particolare però sui giunti rigidi, quelli delle murature appunto in genere realizzate con laterizi, quindi come mattoni o blocchi in laterizio. Si usa dire tra i muratori che il muro è una specie di fisarmonica. Con questo si intende proprio la possibilità di cambiare o di modificare la tessitura di una muratura appunto in base alle dimensioni date. Questa perché quasi sempre nella progettazione di dettaglio manca proprio indicazioni precise per quanto riguarda la dimensione dei giunti, sia verticali che orizzontali. Nel caso di una muratura come questa, per esempio, se il progettista non si preoccupa di dare anche le misure dei giunti e quindi di fare una progettazione modulare basata proprio sul tipo di mattone che viene scelto, in cantiere dovranno arrangiarsi rispettando però alcune regole di concatenamento e di sovrapposizione appunto dei mattoni e quindi dovranno in qualche modo modificare i giunti sia orizzontali che verticali per raggiungere l'altezza prevista dal progetto quando viene indicata soltanto questa e non il numero di file di mattoni appunto da costruire. E lo stesso per quanto riguarda quindi le parti piene di muratura e ovviamente di conseguenza anche aperture per porte, finestre, eccetera, che in qualche modo poi devono essere fatte e costruite in modo da poter riprendere il modulo del mattone. Tutti questi ragionamenti molte volte, ripeto, vengono lasciati ai muratori, mentre dovrebbe essere compito del progettista pensare, ripeto ancora, a una progettazione modulare basata proprio sull'elemento costruttivo che è stato scelto in precedenza. In genere i giunti di malta vanno da un minimo di 5 mm, escludendo per il momento quelli molto stretti utilizzati nei blocchi rettificati, e quindi da 5 mm si arriva fino a 20 mm in genere, in qualche caso anche oltre. Quando si tratta di giunti particolari che vanno oltre questi limiti, bisogna poi ragionare e fare anche delle prove sperimentali per garantire la resistenza sufficiente delle murature. Questo range da 5 a 20 mm vuol dire che appunto le misure possono cambiare e variare in funzione appunto delle necessità costruttive e delle dimensioni da raggiungere con le murature. In modo particolare nelle murature a vista viene data una certa importanza, e questo è ovvio, anche alla precisione nei giunti e in modo particolare alle tolleranze costruttive. In genere, per quanto riguarda i giunti orizzontali, la tolleranza costruttiva è più o meno 2 mm come regolarità appunto del giunto, mentre i giunti verticali possono avere una tolleranza che va più o meno a 5 mm, in modo proprio da ovviare piccole differenze rispetto alla misura nominale del mattone. Nelle murature a vista i giunti in genere vengono lavorati in due modi, o con la malta di allettamento, quindi con la stessa malta utilizzata per la costruzione della muratura, viene eseguita anche la costipazione e quindi la lisciatura appunto dei giunti, oppure si preferisce lasciare un po' di vuoto nel giunto e qualche volta tirare via una parte della malta anche fino a una certa profondità per poter poi eseguire successivamente una stucatura con una malta di stucatura. Quindi qualche volta questa può essere anche diversa, di granulometria diversa, di composizione diversa, persino di colore diverso anche. È una scelta che è indifferente e importante se viene fatto con malta di stucatura, che sia la pulizia iniziale dei giunti sia la stucatura successiva sia tale da riempire perfettamente il giunto e non lasciare dei vuoti che altrimenti diventerebbero dei punti deboli della muratura, causando problemi di degrado nel tempo. È molto importante nel caso delle murature a vista la modalità di stucatura e la forma stessa del giunto. In genere i giunti si possono dividere in tre gruppi: in giunti a raso, cioè pari col mattone o non incavati, giunti incavati, che sono rientranti rispetto al filo esterno dei mattoni, e in alcuni casi giunti sporgenti. È un caso molto raro, in Italia è rarissimo trovarli, appunto, richiedono una grande attenzione, una stucatura particolare e un intervento appunto che spesso rende questo sistema di stucatura difficile e poco utilizzato. Per quanto riguarda invece i primi due, quello di avere quindi una stucatura a raso,
In genere i giunti non incavati vengono realizzati in varie maniere. La forma geometrica, quindi la sezione del giunto, può essere differente. Il più semplice è quello di andare pari con il mattone, quindi di andare a raso. In questo caso la durata nel tempo e il rischio di infiltrazioni d'acqua è minimo. La difficoltà poi però sta nel realizzare il giunto stesso, che pur essendo appunto a filo dei mattoni sembra apparentemente facile, ma non lo è, perché quello che manca in genere in questo tipo di giunto è proprio la possibilità di schiacciare quindi il giunto e di lisciarlo in qualche modo. Questo diventa più facile quando il giunto diventa leggermente incavato e quindi con vari sistemi che possono prevedere l'utilizzo di un ferro semplice da cantiere viene realizzato un giunto che, pur non essendo incavato, va a formare praticamente una specie di golla, quindi in sezione e al massimo un semicerchio, e questo viene realizzato appunto attraverso l'utilizzo di un ferro molto semplice, insomma, da cantiere, che può essere facilmente realizzato, insomma. In qualche caso ci sono degli attrezzi più o meno semplici, come questo, dove la forma particolare permette proprio di incidere i giunti in questo modo e di controllare in questa maniera appunto la profondità del giunto stesso. Importante in questi casi è realizzare due cose: fare in modo che la parte sotto del giunto sia praticamente sul filo del mattone, in modo da evitare appunto il ristagno dell'acqua e le infiltrazioni possibili, e dall'altra parte avere una superficie della malta il più possibile compatta. Questa cosa diventa un po' più problematica nel caso di giunti incavati. Questi possono essere realizzati in varie maniere: tirando via la malta nella parte iniziale, diciamo, del giunto. Questo ovviamente è possibile farlo soltanto con mattoni pieni. In questo caso abbiamo dei mattoni semipieni, e realizzare dei giunti incavati così è estremamente rischioso, perché se qui manca un po' di malta in profondità si raggiunge facilmente il foro del mattone, e questo significa infiltrazione d'acqua con tutto quello che ne consegue appunto a livello di durata e di fenomeni di degrado della muratura, anche abbastanza veloci. Qual è il vantaggio di un giunto del genere? Ha un effetto molto più forte esteticamente, perché l'effetto ombra che la parte rientrante appunto della malta fa rende molto più evidente la tessitura del muro, e un effetto più forte dal punto di vista estetico. Dal punto di vista invece tecnico e di durata nel tempo può essere problematico, quindi può andare benissimo all'interno, per esempio un muro a vista realizzato in questa maniera. All'esterno bisogna fare molta attenzione appunto con il rischio di ristagno dell'acqua e di problemi di degrado nel tempo. Come viene realizzata questa tipologia di giunti? Può essere realizzata con semplicemente, quando si fa la posa dei mattoni, per esempio posando un listello, fissandolo con un po' di malta e quindi andando a posare i mattoni sopra, in modo da lasciare quindi lo spazio. Dopodiché il legno viene spostato e quindi si ottiene appunto un giunto incavato. Qualche volta questo può essere realizzato anche con un ferro. È un po' più difficile però da controllare, specialmente se è un ferro da cantiere, quindi è più rischioso anche come controllo appunto della profondità del giunto. Questo vale anche per un altro tipo di lavorazione, che prevede in genere l'utilizzo anche della cazzuola, quindi è una stucatura semplice dove la cazzuola viene utilizzata in questa maniera, e quindi mantenendola con un'inclinazione costante si riesce a lisciare il giunto dandogli una pendenza verso il basso, proprio perché l'acqua piovana possa essere smaltita facilmente. Nella lavorazione dei giunti è importante anche la pulizia finale, parliamo ovviamente sempre di murature a vista. In questi casi, una volta finito quindi il giunto, è necessaria sempre una pulizia con una spazzola asciutta. In genere è sconsigliato utilizzare per esempio delle spazzole di ferro, specialmente quando si tratta di mattoni sabbiati, quindi in pasta molle, perché appunto la spazzola molto dura come questa potrebbe causare quindi piccoli danni e levare via dei pezzi appunto nella finitura del mattone stesso. Quindi bisogna fare attenzione. È importante non lavare mai il muro. Una spugna molto bagnata, per esempio, potrebbe causare grossi problemi.
e in questo caso appunto il rischio è quello di avere il legante della malta che va a finire anche diluendosi con l'acqua sulla superficie dei mattoni e quindi essere assorbito e ritrovarsi poi con macchie, fluorescenze, problemi appunto che sono poi difficilmente gestibili.